Allora, prima di iniziare il video, voglio farvi vedere una cosa. Sono arrivato fuori classe 2, quindi apriamo questi due pacchetti mega. Clicchiamo X, ok, la sincro l'ho fatta, sperando che mi capiti qualcosa di interessante. Poi molliamo FIFA, perché sinceramente poco mi interessa. Vediamo che cosa. Mi ha dato Portogallo e D, sì, magari fosse. Però, sti gran cazzi, Bernardo Silva, raga. Se vende, poi vediamo cosa abbiamo trovato. Ho il microfono a fanculo, come sempre. Sì, ok, Bernardo Silva e tutto il resto va a fanculo. Secondo pacchetto, sperando che carichi e vediamo cosa ci regala il secondo pacchetto. Inizio già di lasciare like, iscrivervi al canale, se non l'avete fatto. Facebook in descrizione, non abbiamo trovato una beata amica una settimana facendomi il buco del culo per un cazzo. Timo Luis Alberto. Possiamo iniziare questo video? Bevo 2 secondi la mia bella cochina al limone, visto che l'ho scroccata. Piccola svapatina. Prendiamo la TV che ho qui davanti ai miei occhi. E salve a tutti ragazzi, eccoci qua, ritrovati in questo nuovissimo video. Come vedete, cerco di screen. Allora, io questi video, lo sapete, mi piacciono tantissimo farli, perché me la vaneggio qui dietro mettendo le cazzate che metto di solito. Allora, oggi per me è lunedì, quindi 2 giorni prima che esca questo video, che in teoria oggi per voi è mercoledì, dovevo uscire a Monster Hunter World, ma visto che ha fatto veramente una cagata di visual, non voglio portarvelo. Questa settimana faccio Cagliari Calcio, che è uscito lunedì, oggi un bel vlog, e venerdì la carriera con Luton Town, che ho già pre-registrato. Infatti nella carriera vi dirò che porterò dei contenuti col green screen. Ho anticipato tutto, ve li porto oggi. Prossima settimana però ci sarà solo Monster Hunter World, quindi spero che voi andiate a vederlo. Allora, di che cosa dobbiamo parlare? Parliamo di cose molto semplici, visto che mi mancava tantissimo fare un cazzo di vlog. Andiamo in un'applicazione molto carina che voi non vedrete mai, ma avrete un cazzo di sfondo di merda dietro, che si chiama, l'applicazione si chiama Squid. Andiamo ad aprirla. L'ho vista, ovviamente per correttezza, dico quello che stavo vedendo di Dread, che la pubblicizzava. E perché non andare a vedere le cazzate che mettono qui? Intanto c'è stata che ha nevicato a Roma, quindi ovviamente tutti, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, ha nevicato qui nel mio paese. Non ha nevicato, soprattutto per me, è lunedì, come vi ho già detto, io ho 3 ore di sonno, devo registrare questo video, devo editarlo. E dovrei anche studiare in teoria, cosa che non farò, però va bene. Allora, su Squid una notizia che forse voi non sapevate, è che Buffon continua, addirittura, perché Di Biagio conferma la presenza di Buffon con l'Argentina e l'Inghilterra. Non capisco che cazzo ci faccia Buffon a 40 anni, ma va bene. Ovviamente su lercio.it, tanto voi qui non lo vedrete mai, comunque vi lascio il nome dell'applicazione, non il link perché tanto me ne dimenticherò, ma almeno il nome me lo ricordo. Le Olimpiadi invernali, squalificati per il doping i tre spettatori del curling, perché ce ne sono tre, ragazzi, uno sport di merda. Poi, sempre se qui ovviamente funge sto cazzo di lercio.it, ragazzi, una cosa proprio mai vista. C'ero prima io, rissa tra Roberto Giacobbo e Alberto Angela nel cunicolo di una piramide. Vi farò vedere l'immagine, che è tanta tanta roba, cioè. Allora, dovete scaricarlo, raga. Lercio.it, proprio ve lo dovete scaricare, perché è la cosa più assurda che si sia mai vista. Se non avete un cazzo da fare, scaricatevelo, che vi raccomando, riderete tanto tanto tanto. Poi ovviamente sempre su lercio.it, allarme meteo, neve fino a luglio. Se Salvini giura di nuovo su Vangelo e Costituzione, mi sembra alquanto ovvio. Quanto ne sai sull'influenza? Adesso apro questo articolo, ve lo voglio leggere, se magari carica. Sono cose serie, quindi meglio non leggerle, ragazzi. Allora io vi invito a lasciare like, vi invito a lasciare like per un semplice motivo. Perché ho fatto solo 7 minuti e 20 che sto parlando, io so già quello che vi metterò dietro, tanta roba. Che poi sinceramente non so quello che vi sto andando a dire, però. Ecco un'altra notizia molto importante. 50enne cinese sfoglia tra i suoi documenti e scopre di essere proprietario del Milan. Ma vi sembra alquanto ovvio? Proprietario del Milan, che poi hanno detto che adesso hanno una situazione che non hanno soldi. Buono. Per dire che hanno speso quasi 400 milioni per prelevare il Milan, hanno speso altri 200 milioni per fare gli acquisti, adesso non c'hanno una lira, buono. Come cazzo lo rinnovano il contratto a Gattuso? Allora, adesso voglio farvi sentire questo video di André che canta Tram Tram. Se. Come stai?
Noi non cambiamo mai, no, mai, no, mai. Qua è sempre il solito tran tran. La S, la F, la E, la R, la E. Non far finta di niente. Hai sentito parlarne nella La tua città, città? tanta roba, non so chi sia stato il genio, ma adesso mettiamo anche cono gelato, non so che cazzo l'abbia fatta, raga, ve lo giuro. Sempre tre gusti come un cono gelato. Ho tre collane al collo, sembra un cono gelato. Tua ragazza si scioglie come un cono gelato. Mi tuffo verso i soldi come un doppio È carpiato. un genio, raga. Al collo fior di latte, sono un cono gelato. Sto pensando solo ai soldi, giuro, sono Sono malato. Vogliono mio fratello. Color cioccolato, in questa merda sono il Black Baby, chiamami Lapo. Ho 10 grammi su un piattone rosa che fa contrasto. La tua tipa mi chiama ogni giorno dell'anno, contando soldi su ogni strofa. Baby, sono in contatto. La tua attinenza è zero, morirai nell'anonimato. È un genio, raga. Come il cono gelato. Mi sciolgo quando lei mi recca, dalla tua troia in strada, sai che prendo la stecca, culo su due posti rossa, ogni donna mi cerca, Playboy, sai che sono la sua scelta. Raga, è un genio, e dopo questa grandissima notizia di Squid, che vi lascio in descrizione il nome, ragazzi, io direi anche di chiudere il video perché dopo che si sente De André che canta, non si ha un motivo per continuare avanti, non si ha un motivo per continuare avanti, ovviamente. Il primo è Cuffia Apple a padiglione senza marchio Beats. Questa è una cosa seria, ma va bene. Che poi, adesso mi sono dimenticato di una cosa veramente assurda. A parte che Gabigol è andato al Santos e sta facendo una marea di gol, perché comunque ha fatto 4 gol su 4. Quello ormai rimane lì in Brasile, perché comunque non è da squadre alte. Comunque, il 3 marzo inizieranno le elezioni, o lo 4, no, il 4, il 4 marzo mi sa. Adesso non voglio fare gaffe. Comunque, tra il 3 e il 4, chi di voi andrà a votare? Io spero di sì, nel senso che certe persone del mio pubblico andranno a votare, perché quando vado a vedere gli analytics vedo che la maggior parte sono maggiorenni, quindi se ve lo dico ci sarà un motivo. Quindi spero che voi andate a votare, perché io ad esempio andrò a votare, perché mi interessa, anche se tanto non cambia un cazzo, siamo nella merda rimarremo, ma il mio comunque il canale non parla solitamente di ciò, nel senso, non parla della politica, perché faccio gaming e niente al cazzo, ovviamente. Poi c'è Balotelli che va al Centro Profughi di Brescia, Roma in tilt sotto la neve, la Roma tesoro destro. Poi Di Biagio che chiede Buffon di fare altre due o tre partite, perché far giocare gente come Donnarumma o Cragno sembra una blasfemia. Milinkovic, Savic che segna, un S8 che sembra un S9, un Vasco Rossi, addio alla musica dopo il Modena Park. Questi gran cazzi anche, no? Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, Facebook e Instagram in descrizione se volete altri video del genere. Tanto la prossima settimana comunque ci sarà solamente il Monster Hunter World, spero che voi lo supportiate, perché porca di quella puttana, a me piace quel gioco, voglio cercare di... No, avete capito, farvelo entrare in testa, quindi... Lasciate un like, iscrivetevi al canale, tutto in descrizione, i miei link del mio grafico li trovate qui, lì, giù, destra, sinistra, nell'universo, nel mondo, nel pianeta Terra e su Marte e su Dragon Ball Z. Bella!